hanno la consistenza di come quando tu ti tocchi i testicoli. Uguale. La consistenza è quella lì, proprio come quando però d'estate, quando è caldo, d'inverno sono un po' più duri. D'estate. Amicici, benvenuti ad una nuova puntata di Azzardi Culinari. Azzardi culinari! Bene, chissà dove andremo oggi a rifinire con le nostre pietanze. È un cibino luculliano fenomenale. Già me lo pregusto. Siccome voi siete quelli che mi mandate il materiale da mangiare e io vi ringrazio, quando avete delle robe da farvi assaggiare, mi raccomando, mandatemi il link perché altrimenti non so dove andare a reperirlo. Ma oggi dove andremo? Non lo so, nel frattempo io mi preparo perché mi voglio mettere a far da mangiare, ho da far da mangiare un monte. Una cosa da fare, francamente, era questa qui della cucina, perché diciamoci la verità, trasmissione culinaria non l'ha mai fatta nessuno, non ce n'è a giro, vero? E sicché io, siccome sono bravo come fabbro e come cuoco, ho pensato bene di fare questa cosa qui sulla cucina. Quindi vediamo oggi dove andremo a fare da mangiare. Va bene, sì? Non lo vedo io, ragazzi. Vediamo, via. Pronti? O vediamo! Come fa tutte le volte? Ma ragazzi, ma questa è una roba incredibile, veramente. Io non so come si possa fare a fare un lavoro del genere. Ragazzi, ma qui si fa delle magie fenomenali. Allora, dunque, andiamo un attimino ad analizzare quello che è il pranzo di oggi. Dunque, ci sono le bacchette, sicché o è cinese o è giapponese. Però vediamo questo qui a vederlo, soba, soba, si chiama soba, sicché è giapponese per forza. Questo è il giapponese, oggi un pranzettino giapponese. Guardate che diavolo sono, guardate. Guardate come viaggio. E ci prendo anche le mosche al volo, come Karate Kid, vedete? Voi mi sottovalutate troppo, ma invece sono un bribone. Allora, questo è Ozenbei, è il grullo che tu sei. Ozenbei è Japanese style rice cracker. Cioè, sono crackers con il riso e boh, non lo so. È un mix per andare a arare, vedete? Lo si legge, lo si evince. I giapponesi hanno arato il campo, hanno trovato questi animalini e oggi li mangerò qui per voi. Sono crackers con questi animalini che hanno arato nei campi. Questo è l'antipasto. Qui mi hanno detto che ci sono dei fagioli natto. Quindi mi hanno detto che sono fagioli natto, una specialità giapponese. Questi sarebbero i nostri spaghetti, ci dovrò mettere dell'acqua dentro, poi li scolo e viene insomma un porcaio fenomenale. E questo è il dolcino finale. Speriamo di rifarsi la bocca con questo perché per ora butta malissimo. Io inizierei subito con Arare Mix, Ozenbei. Ma prima metto a fare gli spaghetti. Allora io devo aprire qui, Attenzione, la tazza è calda, prestare attenzione al momento dell'eliminazione dell'acqua. Quindi io lo apro ora e poi dopo ci butto l'acqua, credo. Io lo apro. Madonna, ragazzi. Sembra puzza di bahini da pesca, davvero. Però c'è anche un pezzo c'è questa salsa inquietante che dovrebbe andare dentro dopo, credo, per condimento, perché la roba è buona. E questo è il materiale in asciutto, vedete? Questo è disidratato, adesso ci metto l'acqua e dovrebbe venire un lavoro. Che porcaio! Ora però ci vorrebbe l'acqua, garçon! Ma come si fa? Ma io ragazzi, sto sempre, io me lo domando sempre, ma qui siamo bravi! Avete visto? Io c'è questo affare qui come muovo, batto le mani. Io sono un mago. Sono una fatina che poi racconterò anche delle fiabe e lo vedrete. Ma intanto andiamo a vedere un attimino. Allora, intanto getto dell'acqua, non so quanto basta. Dalla regia ditemi quanto basta perché io questi porcani non mi ho fatti. Lo devo affogare tutto, vero, regia? Bene, l'affogo tutto nell'acqua. Ecco, va a rufolare. Lo devo rufolare? No. Si aspetta un po' di tempo, lo chiudo,
perché qui da noi, ecco benissimo, qui si vede. Siccome l'acqua che ci ho buttato l'ha già acciucciata tutta, allora io me ne rivolgo un altro pochino, perché secondo me, guarda là che pappone, bello, basta, l'asciuga bene, la ciuccia l'è buato però, io lo schiaccio. Bene, bene, ora si aspetta 3 minuti di tempo, nel frattempo io ne approfitto per mangiare Osenbei a Rare Mix, intanto aspetto 3 minuti, si conta, 3 minuti, va bene, Osenbei si apre, sentiamo l'odore, cavalletta di pepe, non so se esiste un odore del genere, però sa di animalino nel pepe. Comunque, a vederli non sono brutti, guardate, non sono brutti a vederli. Assaggiamoli, a me però che te devo, insomma. Che buon antipasto, ottimo. Morbidi anche. Sono cavallette da bere questi. Hanno un retrogusto ligneo. Ma presenti quando vi state a scartare il legno, no? Con la carta vetro rimane quel sapore di legno in bocca, uguale. Madonna, è schifo. Questi fanno schifo, vero? Questo c'è un retrogusto di cipolla dentro. Quelli più rossi fanno schifo. Questi più chiari, un pelino meglio, sembrano davvero cavallette inzuppate, cioè cavallette che hanno mangiato il legno, che all'inizio fanno vomitare, ma un sapore dolciastro, poi sterzano e sanno di cavallette, non ma mangiare le cavallette, ma sanno di cavallette. Comunque, come antipasto direi che è andato molto bene. Ripeto, l'odore è di cavallette nel pepe, ma pepe non ce n'è, non ha sapore piccante né niente, soltanto quello un po' più rossastro aveva il che di cipolla, ma per il resto sembravano davvero cavallette nel legno a mangiarle così. Non ha niente di un sapore che io abbia mai conosciuto prima, abbia mai sentito prima, proprio di niente, non ha un sapore che possa dire forse somiglia a questo. Il voto da 0 a 10 gli do un 4. Perché? Un 4, perché per dargli un 4. Ma mettiamo da parte questo e adesso andiamo a scolare questo bellissimo, come si chiama? Soba, che sono dei noodle, sono degli spaghetti, sono dei noodle. Mi raccomando, vestiti, non rimane il noodle. Bene, andiamo a scolarlo, così. Sto facendo la pipì. Che buon aroma viene fuori da qui, molto buono. Che odore! L'odore è veramente interessante. Se tu lo butti alle nutrie in Bisenzio, non lo voglia mica fare qui. Però noi siamo stoici e quindi non sa paura di nessuno. Ottimo! L'odore del liquido è molto buono. Sa di, a parte non è male davvero, l'odore del liquido non è male, sa di brodo di cipolla. Posso fare di peggio, l'assaggio. Posso assaggiarlo? Sì, sa di brodo di cipolla. Non fa così schifo, ma potrebbe anche essere quasi giovibile da poter mangiare. Quasi, ho detto quasi. Ma che belli, ma che bello. Guardate che bello, sembra un incidente. Guardate che bellezza. Ma che bello. Non vedo l'ora di assaggiarlo per voi. Adesso ci si mette questa salsa, che a vederla dal colore, che sarà piccante, ma dalla regia mi fanno dei cenni bruttissimi. L'odore della salsa, ve lo giuro, sa di frizione bruciata. Ve lo giuro. Ma presente quando il nonnino con la macchina... uguale, sa di frizione bruciata, ma no, che schifo, ma tutta ce la devo mettere via? Madonna ragazzi, ora va ravanata con le bacchette, vedete, va, che vuoi mettere, guarda come si ruma bene con questa roba, ma che bello, ma che bontà, ma che bontà.
Vado con l'assaggio. Nel frattempo faccio i ruttini alle cavallette. Assaggiamo, madonna ragazzi, assaggiamo i noodle. Scusate, devo... Perché no? Perché guardate ragazzi. Una roba assurda. Sono buoni, sono noodle. Allora, la pasta di per sé è veramente interessante e buona, davvero. Il condimento non è granché. Secondo me con un condimento, altro tipo di condimento, potevano venire robe veramente interessanti. Perché questi, ma ragazzi, però lo sai mangiare, guarda. Ma no, invece ti dico la verità. Ora, una bacchettata tira l'altra, capito? Una bacchettata di voi, ragazzi, le buone, le volevo un po'. No, lo mangio io. Che colpa fa? Sei a casa, torni tardi dal lavoro, non hai nulla da preparare, 3 minuti, un po' d'acqua calda, tracchete, e la tua cena è pronta e vai in Giappone a mangiare, in un secondo sei in Giappone a mangiare una roba molto molto interessante. Il voto di questa pietanza. Io gli darei, oggi sono buono, oggi gli do un 8, perché è molto 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 buono. Adesso invece andremo ad assaggiare questo, che è un antipasto. Sono dei fagioli che in Giappone spesso vengono fatti. Sono fagioli, hanno una lavorazione particolare. Si chiamano fagioli natto. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Apriamo qui. Sono, nemmeno fosse fumo. Guardate come l'hanno incartati. Vedete? Questa è questo ci sta che sia piccante, questa è che la salsa di soia, può darsi sia salsa di soia. Madonna ragazzi, mamma, ho tirato su, sembrava moccico, dalla regia stanno ridendo, non dovrebbero, però dalla regia stanno ridendo. Io l'ho tirato su, mi è venuto un... Ora ve li tiro su davanti a voi, perché voi dite, no, non è vero che Alicante esageri, no? Ora li tiro su davanti a voi e voi vedete che schifo, sembra moccico davvero. Guardate. Guardate chi... Che... Ma l'avete assaggiato questi? C'ho bordoni, ragazzi. Tutti fanno schifo. Madonna, ragazzi. E puzzano di roba andata a male questi. Questi puzzano davvero di roba andata a male. Sono in difficoltà, oggi sono in difficoltà. Questi ce ne di poco sopra. Questo dovrebbe essere piccante. E a me il piccante non piace. Azzardo con questo. Ragazzi, fanno, anche l'odore fa schifo davvero. Sembra verdura andata a male. Proprio, cioè l'odore proprio... La presente quando andate al mercato, finito il mercato, ma buttano tutto. Tutte le verdure lì in putrefazione, lo stesso odore. Lo miglioro, Si prende le bacchettine. Mi rifò la bocca con quello lì che gli ho dato 8, quello lì. E ora, madonna, giapponesi, ma che voi mangiate? Un video mio di mangiare le lasagne o le pappardelle alla lepre. O il sushi, ce l'avete anche buono. Ma questo affare moccioso, come lo fate a mangiare questo coso moccioso? Ma puzza. Madonna ragazzi. L'assaggio, Tanto lo devo fare, sicché se lo devo fare, e l'assaggio... Madonna, ne fa una boccata bestia, almeno un sacaggio nemmeno. Vado, Ragazzi, fa veramente schifo questo. Ragazzi, sto male. Questo fa veramente schifo. L'ho assaggiato. È colpa vostra, perché siete voi che mi mandate queste robe qui. Sciobordoni, mi è venuto brividi dietro la schiena.
questi fanno veramente, veramente, veramente schifo. Se gli devo dare un voto da 1 a 10, gli do 1. Perché fanno veramente schifo in tutti, ancora, mi fanno ancora schifo. Vi basti pensare che per migliorare il palato e la lingua ho dovuto bere l'acqua d'avanzo dei noodles. Quindi rendetevi conto di quanto siano immangiabili questi fagioli. Quindi, però adesso è il momento del dolcino. Allora, mentre parlo arrivano ancora le vampate qui, ora lo chiudo. Scusate, ma questo si è fatto sentire. Ci metto questo sopra, almeno non tornano miasmi di questo fetore nauseabondo. Adesso si mangia il dolcino mochi, come il mochi che c'è lì dentro, però non è della Veleda, è il mochi ma non è della Veleda. Si chiamano, sono dolcetti di riso glutinoso. C'è scritto ai fagioli a zucchi rossi, ai fagioli, come si legge questa cosa? Mochi ai fagioli a zucchi rossi, capito? Cioè, perché regola ce n'è di diversi tipi. La marca è Bigliori, molto interessante questa cosa lì. Addirittura c'è scritto anche in italiano qui, una roba incredibile. Veramente, scopri la cucina giapponese. C'è anche il link dove andare, che dopo ve lo lascio scritto qui sotto, ovviamente, per eventuali commenti o roba varia. Questo, ragazzi, io sono quasi interessato e contento di mangiarlo, perché è veramente interessante. Guardate bene la confezione. È una confezione molto carina. Dietro c'è scritto anche in italiano e adesso vado ad assaggiarla per voi. A parte gli scherzi, questa abbiamo già fatto qualche puntata. Io davvero, se vi capita di comprare questi fagioli qui, non li comprate perché fanno davvero schifo. Cioè davvero, vi dico, non comprate. Mentre adesso mangiamo questi qui, che, oh, che bellina. Anche la confezione è carina. Guardate, la confezione è molto 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 carina, vedete? Dietro c'è una busta di non mangiare, c'è scritto. Quindi potresti sia averlo lì per tenerli asciutti, probabilmente, perché io ero quasi per tagliarli e buttarcelo sopra, però un po'. Assaggiamo questo. Vediamo. Erano meglio imbustati, eh? Imbustati erano molto meglio, secondo me. Allora, la presentazione di questo, l'odore non ce n'è. Odore 0.000. Hanno la consistenza di come quando tu ti tocchi i testicoli, uguale. La consistenza è quella lì, proprio come quando però d'estate, quando è caldo, d'inverno sono un po' più duri. D'estate, quindi se te li tocchi, sanno, vedi, sanno di pallacce, vedi? Oddio! Ma andiamo ad assaggiare questa prelibatezza di dolce giapponese, va bene? Sembra il sotto dei brutti buoni. Avete presente i biscotti brutti buoni? Se tu li lecchi sotto c'è quella spolverata di non so se le farina è uguale. Ma assaggiamoli. Non ci siamo. Non ci siamo, ragazzi. Oggi le dovremmo fare una puntata, guarda. È tragica. Sembra l'impasto dei tortellini. Hai visto quando tu fai la pasta per i tortellini? E dentro ci hanno messo una pappina di fagioli. Ma non è nemmeno dolce. Ha un sapore farinoso che non sa veramente niente. Poi quando te lo mangi, te lo metti in bocca, è pure viscido addirittura, è come mordere le lumache. E quindi è veramente una schifezza sconcertante. Nemmeno dentro c'è odore. Per essere dolcetto, definito dolcetto, è un parolone incredibile, perché il dolcetto di base deve avere un sapore ruffiano alla lingua, cioè deve essere un sapore dolce, aggraziato. Questo non sa di niente, sa? Sembra la pasta sembra una lumaca messa nella pasta fresca dei tortellini, quindi la consistenza, il tatto alla lingua e la consistenza è quello lì. Voto, gli do 3,
ma perché gli ho voluto bene, perché questo guardate dove va. Voto 3. Bene, che dire ragazzi, è stato un pranzo giapponese. L'unica cosa che mi è veramente piaciuta sono stati i noodles, perché l'antipasto sapeva di cavallette, i fagioli sembravano fagioli andati a male nel moccio di vecchio, il dolcino faceva veramente schifo perché era pastoso, i noodles sono veramente buoni, quindi se vi capita di trovare dei noodles così comprateli perché sono assolutamente affidabili. Tutto il resto che io ho mangiato stasera, per l'amor di Dio, perché vi portano all'ospedale, va bene? Detto ciò, io vi ringrazio davvero tanto per avermi tenuto compagnia, vi invito a scrivermi sotto ciò che vorreste che io mangiassi. Voi avete mangiato qualcosa di strano? Scrivetemi qui sotto che cosa avete mangiato, perché magari io provo a cercare di trovarlo e lo mangio qui con voi. Tra l'altro ho mangiato robe veramente assurde e strane, ho mangiato il pitone, ho mangiato un monte di robe veramente interessanti, che tra l'altro in Italia non si potrebbero nemmeno mangiare, però quando le ho provate io si poteva e non mi fa schifo quasi niente. Quindi commentate qui sotto, fatemi sapere che cosa volete che io mangi, condividete questi video e iscrivetevi al canale, va bene? Vi ringrazio, vi saluto con la tromba e con l'imbuto, vi voglio bene!